amici di cerignolaviva.it, ci troviamo qui per un'altra puntata di una chiacchierata negli uffici della SIA con l'ingegner Michele Centola. Buongiorno e grazie per averci ospitato. Grazie Ecco, ingegnere, lei è entrato, entriamo subito dal vivo nel suo incarico. Lei è entrato da poco più di 2 mesi a capo di questo ufficio, di questa azienda della SIA. La situazione che ha trovato è sia la situazione della discarica Forcone Cafiero. a voi. Ho trovato un'azienda, sì, un pochettino in affanno, questo sì è vero, ma il nostro compito è quello di rifarla. Ritornare a essere questa l'azienda forte che è sempre stata. E attraverso questo stiamo anche pensando ad un nuovo piano industriale che tenga conto di effettivamente come uscire e bypassare tutti questi problemi che sono legati non solo all'esigenza vera e propria di una discarica sul territorio, ma quanto alla chiusura di un ciclo impiantistico molto più complesso. E io in questo intendo un impianto di compostaggio, visto che l'impianto di biostabilizzazione è presente, è in fase di revamping, e ovviamente cercare non solo insieme alla SIA, quindi insieme al territorio dei nove comuni proprietari, ma proprio a livello di sistema, di trovare un impianto unico che possa gestire il flusso destinato a discarica, cioè quello che oramai non è più possibile utilizzare per nessuna forma, in un unico punto nella provincia, quindi trovare un'unica discarica provinciale unica. Diciamo, il problema del Sesto Lotto è un problema marginale perché è una discarica che potrebbe aprire tra 1 anno o 2 anni, salvo problemi amministrativi. Ma ha una durata comunque ben tarata, perché è vero che nasce all'inizio solamente per i 9 comuni proprietari, però è anche vero che è una situazione consolidata ed emergenziale che ci portiamo avanti dal 2008, dal 2009, per cui a Cerignola non vengono solamente i comuni del consorzio, ma vengono 30 comuni oltre i 9, e sono comuni piuttosto importanti, oltre a quelli che sono sulla fascia costiera che subiscono il flusso estivo, per cui l'aumento estivo che è molto molto alto. Per quanto riguarda il resto, la SIA è una società che si occupa anche di servizi ed è la società in house dei 9 comuni, per cui il servizio che adesso stiamo facendo è sostanzialmente il servizio di raccolta e trasporto, lo stiamo potenziando, cioè stiamo passando a un sistema stradale o semistradale, un sistema porta a porta radicato su tutto il territorio. In 2 comuni che è partito, come ad esempio San Ferdinando di Puglia, gli standard si sono raggiunti in modo piuttosto rapido e soprattutto con risultati più che apprezzabili, visto che hanno superato il 65% quello che impone o imponeva la legge già dal 2012. Per cui sull'ottica di ristrutturazione dei servizi e sull'ottica della ristrutturazione, diciamo, di questo nuovo piano industriale, stiamo ritrovando a rilanciare la società per farla diventare effettivamente un punto di riferimento non solo per il territorio, ma per un'intera provincia. Ecco, lei è stato scelto innanzitutto per la sua professionalità, oltre dal CDA, come ha già detto, perché lei ha ricoperto vari incarichi di direttore tecnico dell'impianto del consorzio ATA Foggia 5. La differenza che c'è nel consorzio ATA Foggia 5 rispetto a qui, e qui parliamo anche di raccolta porta a porta di differenziata. Tempistiche saranno molto, molto brevi. È vero che io rinvengo da questa esperienza pluriennale in cui ho ricoperto il ruolo di direttore tecnico del consorzio, questo è vero, sì, perché è un po' stata anche la mia esperienza più importante che mi ha permesso di fare la differenza sostanzialmente con l'avviso pubblico a cui ho partecipato. La differenza è che lì non avevamo una società di scopo, una società in-house providing, quindi una società completamente pubblica. Per cui negli anni il potenziale di quel territorio è stato praticamente sottratto al controllo del pubblico in funzione di una gara d'appalto verso un terzo. Ecco, questa è una cosa che noi qui non vorremmo fare. Sarebbe troppo comodo oggi pensare di vendere il 49% della società per recuperare risorse fresche, risorse finanziarie fresche, ed avere un braccio operativo diverso. Ma avere un privato ha i pro e i contro.
Uno dei pro è sicuramente il funzionamento, la regimazione di tutta una serie di attività, di procedure tecniche ed amministrative. Il contro è che non hai più un controllo diretto, quindi devi sempre tenere conto della possibilità che il terzo, presumo che non è un filantropo, un imprenditore filantropo, per cui presumo abbia necessità di fare degli utili a volte anche molto importanti. Cioè la chiusura del ciclo deve avvenire sì, ma con un sistema più pubblico che meno privato, proprio per avere questo controllo che viene chiamato controllo analogo ed evitare quindi lo spezzettamento di fronti al fine di inserimento di eventualmente società che hanno interessi o malaffare in questo senso. Io sono dell'avviso, sposo perfettamente questa società, per cui sono dell'avviso che l'idea del dottor Emiliano e sicuramente la nostra idea, quella di potenziare e renderla assolutamente un fiore all'occhiello. È chiaro che non è pensabile vivere da qui ai prossimi 20 anni di discariche. La discarica è fisiologica e spesso qualcuno dimentica che anche dalla raccolta differenziata c'è bisogno di una discarica, perché non tutto ciò che viene raccolto in modo differenziato è perfettamente recuperabile. C'è comunque uno scarto fisiologico che non è, e questi sono scarti che ritornano nelle discariche. Parlando di discarica di Forcone Cafiero, ultimamente notizie di ultimi giorni, c'è stato il sequestro da parte del NUE. Il sindaco ha dato una sua spiegazione, questo sui canali social, un suo parere. Sposo perfettamente perché l'ho sentito personalmente il sindaco ed effettivamente io condivido con lui. Effettivamente l'impianto non ha subito una modifica tecnica, cioè l'impianto in quel modo lavorava prima e in quel modo sta lavorando adesso. Per cui se è vero che in questo momento stiamo inquinando, dandoci la possibilità di continuare a inquinare, francamente non vedo una logica in questo meccanismo, se non che la logica di evitare di mettere in ginocchio un'intera provincia, perché come le dicevo, in questo impianto arrivano più di 300 tonnellate al giorno, che non sono poche, se considerate che la produzione di spazzatura, per dire, per di indifferenziato da destinare all'impianto di biostabilizzazione successivamente a discarica è praticamente pari a circa 550 tonnellate al giorno in provincia di Foggia, quindi noi abbiamo più della metà. Poi è stata bravura anche di chi ci ha preceduto, però è ora di cambiare un attimino il margine di lavoro. Quello che è stato scritto è un atto dovuto, è vero, cioè noi stiamo andando che fuori il range di utilizzo. È vero che noi avevamo già tempo per mettere in ordine l'AIA 66, quindi il revamping impiantistico della biostabilizzazione. È vero che chiaramente non lavorando come deve lavorare, l'impianto di biostabilizzazione produce uno scarto che non è quello che prevede la norma, per cui si configura, ecco, lo scarto, la famosa impianto e discarica. Si pensava che la discarica fosse una discarica abusiva, ma è un discorso legato al fatto che l'impianto non tratta bene che quello che viene messo in discarica, perché se l'impianto trattasse bene quello che va in discarica non sarebbe configurabile come discarica abusiva. Non che c'è una nuova discarica che stiamo facendo in un'altra parte in modo assolutamente da delinquente, assolutamente no. È anche vero che lo scarico dell'impianto di biostabilizzazione, non appena sarà pronto l'impianto di COGEAM, quello che praticamente, per intenderci, quello vicino all'inceneritore ETA, è quello che trasformerà poi la nostra frazione secca che esce dal biostabilizzato, una buona parte, circa il 50% di quella roba non sarà più destinata a discarica, per cui sarà destinata a quell'impianto che la utilizzerà chiaramente per produrre combustibile. Certo. Il che significa che la nostra discarica aumenterà il tempo di riempimento, quindi raddoppierà, per non dire un po' di più. Bisogna cautelarsi, però questo è il meccanismo. In questo modo potremo, sì, è vero, chiudere il ciclo, ma non ancora definitivamente, perché comunque manca ancora di fare sistema con le altre strutture pugliesi. Lei ha detto giustamente, non si fa sistema tra tutti i vari comuni. Perché? Perché ognuno pensa al territorio a sé, invece se si fa sistema si può pure pensare al bene cittadino.
E noi oggi stiamo pagando lo scotto di ritardi, di burocrazie, burocratese, scritto in tanti modi. L'idea di fare il sistema è anche un'idea per bypassare tutta una serie di limitazioni che per legge ci sono dovuti. Oggi fare una valutazione di impatto ambientale non può avvenire meno di, cioè non si riesce a fare con meno di 6 mesi. E questo è assolutamente grave, perché ogni atto che blocca quell'AIA, quella valutazione di impatto ambientale che è legata all'AIA o l'AIA singola, rallenta notevolmente i tempi di attuazione. Ogni modifica si riapre di nuovo la procedura, la stessa durata, nonostante si parti già da un gradino già alto. Sì. In realtà si riparte da zero. Questo è un meccanismo che va un attimino sistemato, ma all'interno della regione, non certo all'interno del nostro territorio, perché noi qui ce la stiamo mettendo tutta. La SIA ha più di 300 dipendenti. Non sono pochi, sì, di cui quasi tutti sono full time, quindi sono a tutti a tempo pieno, hanno tutti famiglie a carico e cose varie, per cui lo scopo sicuramente è di ottimizzare la società, ridurre gli sprechi e soprattutto migliorare la qualità dell'operaio, del dipendente, perché la soddisfazione del dipendente è il mio punto di forza. Per cui se questo viene fatto già a livello di sistema, già in fase di raccolta, io sono convinto che si possa fare molto di più. Si possa fare molto di più e veramente riducendo dei costi. Il 30 gennaio di quest'anno è stato inaugurato quel centro di smistamento, centro comunale di raccolta. Sì. Con l'assessore Lionetti abbiamo chiesto quando entrerà in funzione. Quindi le giriamo anche per competenza, perché il centro di raccolta dovrebbe essere di competenza di questa società. E quindi le giriamo la stessa domanda, prima di tutto. E secondo, soprattutto per cercare di capire se ci saranno, con l'apertura di questo centro raccolta di rifiuti, ci saranno anche delle agevolazioni sulla Tari, o si sta studiando le modalità di agevolazione della Tari? Per quanto concerne la prima domanda, allora, è vero, sì, me l'hanno notiziato che effettivamente c'è un centro comunale di raccolta ed è uno dei tanti centri che abbiamo all'interno del territorio. In realtà è una delle operazioni che vengono, praticamente rientrano nel servizio di raccolta e trasporto, quindi all'interno del servizio di raccolta è prevedibile, e questa è una delle poche cose italiane buone che funziona, che un centro comunale non ha bisogno di una specifica autorizzazione se non quella per le acque meteoriche, che purtroppo è per tutti i capannoni industriali. Il centro si configura all'interno del servizio, per cui nel momento in cui c'è un'attività verso l'utenza diretta ad incentivante, è pensabile utilizzare il centro per il conferimento diretto della raccolta differenziata. Per cui onestamente è una cosa positiva, perché va a limitare i trasporti di materiale che vanno e per conto del bypassano in questo impianto, mentre di là possono andare direttamente, eventualmente essere destinati direttamente ai consorsi di filiera. Questo in realtà non va contro la Tari, questo è già in linea con la Tari, perché la gestione di quel centro chiederà più risorse, chiederà una risorsa che tenga aperto, per cui alla fine rientra nel sistema e è diverso dalla Tari. Io quello che intendevo per ruolo Tari, da quello che le dicevo prima di questa anomalia pugliese, che i comuni che hanno gli impianti di trattamento non sono comuni ricchi, invece dovrebbero essere ricchi, almeno per avere l'idea. C'è vero, io so di avere la discarica più grande della provincia di Foggia, ma ho un ritornaconto in servizi che nessun'altra città ha. Strade perfette, marciapiedi, ciclovie e tutto quanto diciamo può essere utilizzato. Francamente oggi il comune di Cerignola riceve dalla gestione di questi rifiuti poco più di 400.000 euro all'anno. Onestamente è ridicola, è ridicola. Gli obiettivi futuri dell'azienda, quali sono da qui a un mese, diciamo, gli step? Allora, il flusso che è destinato alla discarica lo vorremmo utilizzare per altre risorse, per un sistema integrato, un sistema tecnico di, non posso svelarle adesso lo scopo del piano industriale, così come la quota parte che andrebbe all'impianto Cogem, che trasformerebbe questa FSC, come l'avevo detto, in CDR, cioè combustibile da rifiuti, per non usare sempre gli acronimi. Questi sono oggetto di studio e saranno presenti nella mia proposta al CDA di piano aziendale. Oltre a questi, si sta valutando anche l'idea di mettere in testa l'impianto di compostaggio,
che è previsto e che a breve firmeremo un disciplinare con la Regione Puglia che dovrebbe permetterci l'invio anche in quel caso lì, il concreto inizio della gara d'appalto per la realizzazione di questo impianto, potremmo pensare, e stiamo valutando tutte le opzioni, di mettere un impianto biodigestore anaerobico in testa al fine di poter recuperare la parte buona del compostaggio già qui, quindi produzione del gas sostanzialmente, per magari non bruciarlo ma trasformarlo in metano liquido e trasportarlo via, o altrimenti farci energia elettrica, perché l'impianto che abbiamo qua, come avete visto, è quasi tutto elettrico. Certo. E c'è l'assorbimento di 1 megawatt/ora al giorno quando sarà tutto completamente a regime, che è molta corrente. Costa tanto, per cui invece di spenderlo, se io ce l'ho, la produco in situ e me la produco. Quello che riesco a fare di più la cedo, se ne faccio di meno la prendo, la compro. Certo. Successivamente si sta pensando anche di ottimizzare eventualmente anche il trattamento del percolato, che vorremmo farlo in situ, onde evitare di trasferirlo all'esterno, perché potremmo eventualmente recuperarne la parte buona. Quindi del concentrato viene rimesso in discarica e la parte buona, quindi l'acqua, la possiamo utilizzare per la superirrigazione, visto che non è una zona molto molto ricca d'acqua, però alla fine possiamo utilizzare anche questo, il che ci permette di risparmiare un bel po' di soldini. Ecco, questo poi lo scopo è utilizzare un impiantino di questo tipo per poterci permettere di risparmiare. È chiaro che tutti questi step hanno bisogno di un'analisi economico-finanziaria molto, molto raffinata. Sì, molto raffinata, perché non è più il tempo di fare conti di massima. Nel momento in cui si è operativi, il business plan deve essere, non dico perfetto, ma deve avere una percentuale di errore del 3%, non può essere più alto o più basso. La ringraziamo, Ingegner Centola, la invitiamo successivamente per prossime future interviste sempre su cerignolaviva.it. Grazie a voi.